avessi, adesso è andato tutto a posto, sono tornato formidabile come prima. Il pazzo del cancelliere ha dato fuoco alla legge di gravità, adesso siamo rovinati. State calmi, ha effetto solo su noi apprati. E come mai? Perché siamo gli unici in grado di comprendere le leggi. Sarò io a sistemare tutto. Scriverò io la nuova legge di gravità, non quel pazzo di Donato. Matteo Pappeo. Mi può sapere cosa combini? Mi faccio venire sempre delle idee geniali. Rendo gli avvocati più pesanti e faccio in modo che tornino di nuovo a terra. Sei davvero uno stupido perfetto. In mazza di gravità non influisce il peso. Io non sono uno stupido perfetto, hai capito, Donato? Fidati. Matteo, adesso è troppo. Temo che quello che tu stai facendo, amico mio, sia incostituzionale e oltretutto è anche un'azione sicuramente illegale. Sì, è contro la legge. Proprio così, Matteo Pappeo, ti dichiaro in arresto. Mi dichiari in arresto? Ma che dici? Vai a parlare con un avvocato. State a sentire, gente. Adesso io voglio assumere un avvocato. Ehi, io voglio un avvocato immediatamente. Vedo che non state prendendo in nessuna considerazione quello che vi ho detto. Allora posso fare il lavoro da solo, meglio di qualsiasi avvocato. Ne sei proprio sicuro? Ma certo, io sono perfettamente capace di difendermi da solo. Sarò l'avvocato di me stesso. Sono l'avvocato, sono un avvocato, sono l'avvocato di me stesso. Ehi, ma che sta succedendo? Adesso che sei un avvocato anche tu, sei sottoposto alla stessa legge che riguarda tutti gli avvocati. Finalmente si intravede una via d'uscita. Ora riformulo la legge di gravità. Spero di farlo nel modo giusto.